Quindi c'è una base di partenza importante, ci sono già delle idee, sarebbe bello, ecco, fare di questa città, di questa comunità, il laboratorio. Perché cosa? Per la mobilità elettrica connessa e integrata. Torino potrebbe diventare non solo per l'Italia ma per l'Europa il laboratorio di questa nuova mobilità, di questo nuovo concetto di mobilità. Credo che sia questo un po' nelle corde, perché ogni territorio deve essere rilanciato ma secondando la sua propria vocazione. Non possiamo pensare di partire da zero. Torino ha già tutto questo tessuto, se noi interveniamo adesso possiamo rilanciare. Se non interveniamo adesso, se la politica si rende miope o distratta rispetto a quelle che sono le esigenze del territorio, e se ovviamente tutti i responsabili, anche del mondo imprenditoriale, delle istituzioni, non partecipano a questo progetto, c'è il rischio che questo tessuto produttivo, che adesso c'è ancora, vada perso completamente e poi il disastro sarà irrimediabile. Quindi qui c'è una grande prospettiva, io sono molto ottimista e sono molto fiducioso che questa comunità saprà ancora esprimere quella sua forte vocazione al lavoro, abnegazione, serietà, umiltà, professionalità che ha saputo sempre esprimere e anche capacità visionaria. Il governo c'è, le istituzioni ci sono tutte le prospettive per operare in piena sinergia. Sindaco, vuoi fare una battuta anche tu? Tanto io ovviamente ringrazio il Presidente per l'attenzione che ha mostrato nuovamente alla nostra città, al nostro tessuto economico, sociale, imprenditoriale. E credo che oggi il Presidente del Consiglio abbia nuovamente confermato l'interesse del Governo nei confronti della nostra città, non solo essendo presente fisicamente, ma confermando impegni importanti come appunto 150 milioni per il rilancio del territorio che sono stati ricordati dal Presidente e anche altri interventi importanti sulle infrastrutture. Quindi credo che il Presidente e tutto il Governo sia a fianco della nostra città e quindi non possiamo che ringraziarlo. E voglio anche sottolineare che ha avuto grande attenzione verso i lavoratori e le lavoratrici che ha incontrato personalmente, per cui ha trovato il tempo, credo che sia un importante segnale per la nostra città.